e ringraziarli della partecipazione. E questa sera parleremo del buddismo tibetano e il relatore Vincenzo Noia introdurrà Patrizia Baldieri. Vincenzo Noia è traduttore e curatore dell'edizione italiana del libro che adesso vi mostreremo. Eccolo qui, ditemi. Ecco, Perfetto, pubblicato perfetto. dalle Lettere. E coltiva da molti anni la ricerca spirituale e da diversi anni è impegnato in un percorso formativo di studio e di pratica di buddismo tibetano, è insegnante autorizzato di meditazione buddista e ha pubblicato numerosi volumi circa la mistica interreligiosa, tra cui La saggezza del buddismo, Il sentiero dell'illuminazione, edito dalle Paoline, e Induismo, buddismo e taoismo, edizioni Punto d'incontro. Patrizia Baldieri è analista junghiana, ha tradotto dall'inglese un classico della tradizione tibetana, La liberazione spontanea, insegnamenti su Sai Bardo di Padma Sambhava, il grande maestro tantrico e buddista. Siamo lieti che abbiate accolto l'invito della Libreria Rotondi, che quest'anno sta attuando un programma particolare perché festeggiamo gli 80 anni di attività. Quindi in questo anno per noi è tutto speciale e un evento e un'occasione di festeggiamento. Vi passo la parola non rubo altro tempo alla curiosità del pubblico. Grazie Barbara. Allora, un saluto a tutti, in primo luogo un saluto con annessa gratitudine a voi, a te Francesco, per questo spazio che ci offrite con appassionata nostalgia di Via Merulana, dello spazio di Via Merulana, ma con fiducia di poter tornare presto. Bene, allora, in genere l'incipit di queste presentazioni è che quando chi presenta il relatore dichiari spesso una lunga conoscenza, un'amicizia, un rapporto di colleganza, di interessi professionali di lunga data. Non è questo il caso perché, anche se ovviamente ci sono tra Vincenzo Noia e me delle correlazioni, delle connessioni sicure, importanti, sul piano spirituale, però io ho Vincenzo ed io ci siamo conosciuti, incontrati su Skype meno di un mese fa. Questo. Ora, quando ci parlammo, Vincenzo mi disse, ecco, una cosa a proposito della quale apro una piccola parentesi, mi disse, parlando di Gendun Rinpoche, un maestro autentico del Dharma. Ecco, importante questa definizione autentica, di maestro autentico, fatemelo dire, i maestri autentici sono importanti in qualunque cosa, in qualunque epoca, più che mai oggi occorre discernimento e saggezza nella scelta dei maestri, nell'affidarsi. Ecco, lo sappiamo tutti, no? Che oggi esiste il business della spiritualità, in particolare la spiritualità che ammicca verso l'Oriente, verso le filosofie orientali. E, insomma, abbiamo una larga offerta di tutto, di corsi, di maestri che si autoproclamano tali, offrono corsi in cui si promette l'illuminazione, il risveglio, l'apertura di tutti i chakra, l'apertura del terzo occhio. Nel più modesto dei casi si promette con un corso il risanamento di tutte le ferite interiori dell'anima, eccetera. Quindi stiamo attenti. Mi ricordo un articolo, mi pare del New York Times di parecchi anni fa, almeno 6 anni fa, in cui l'espressione letterale era: il capitalismo si è appropriato della mindfulness. Definizione ineccepibile. Punto, va bene, chiudo questa parentesi. Quindi, per maestro autentico, intendiamo anche un riferimento a un genuino alla tradizione qui del Dharma, una tradizione spirituale.
Allora, io cerco di dare un paio di coordinate, o meglio di descrivere la mappa di dove ci troviamo con questi insegnamenti rispetto alla tradizione, anche se la mappa non è il territorio, si dice, e poi per descrivere la possibile esperienza, cioè che ne deriva il territorio, ci penserà Vincenzo con la sua narrazione. Qui siamo nel Vajrayana, che è uno dei tre sentieri del buddismo, in Ayana, Mayana e Vajrayana. Il Vajrayana deriva dal Mayana e racchiude degli insegnamenti di un profilo elevato, nel senso di insegnamenti con istruzioni meditative di evoluzione spirituale molto elevato, che risalgono al lignaggio Kagyu, e questa raccolta di insegnamenti sono quelli della Mamudra, il grande sigillo, e del lignaggio Nima, quelli della grande perfezione, detti della grande perfezione, lo Dzogchen, Hatha Yoga, quelli che originano da Padmasambhava. Ora, il Vajrayana è detto anche sentiero adamantino o di diamante, perché Vajra in sanscrito vuol dire diamante o folgore. E il diamante simbolicamente esprime l'immutabilità, l'indistruttibilità, l'autenticità della verità ultima, di quella che cerchiamo in un percorso spirituale. Corrisponde anche alla vacuità, e cioè alla vera essenza dei fenomeni e della natura della realtà. Inoltre, la trasparenza del diamante, la sua brillantezza, rappresenta simbolicamente la natura luminosa della mente, perché la mente illuminata è chiara, è limpida, si dice, è vuota, quindi trasparente. Ora, questo sentiero adamantino è ritenuto il percorso spirituale più veloce che può condurre al risveglio, cioè all'illuminazione nel corso di una esistenza. Percorso al quale è inutile, se non pericoloso, avvicinarsi senza aver sviluppato una corretta motivazione da una parte ed anche una comprensione di quello che è il clou, l'elemento chiave del buddismo Mahayana, e cioè la vacuità del sé e dei fenomeni. Inoltre, una caratteristica del Vajrayana è l'assoluta importanza del lignaggio di trasmissione dal maestro al discepolo. E infatti, può essere praticato solo con la guida di un maestro. Per questo dicevo, il maestro autentico è quanto mai importante in certi percorsi. Ora, il maestro, che vuol dire in questa trasmissione diretta? Il maestro mostra al discepolo la vera natura della mente, e se il discepolo è spiritualmente pronto, karmicamente pronto, questo può portare ad un risveglio istantaneo. Altrimenti, questo può essere un seme, sarà senz'altro un seme, che comunque di tanto in tanto magari può essere all'origine di un insight, di un barlume, no? In cui si intravede, si sente questa natura della mente, e comunque sarà comunque un progredire verso la liberazione, verso il risveglio. Allora, l'espressione che ho usato, se il discepolo è spiritualmente pronto, maturo, che vuol dire? Qui andiamo da Shantideva, mistico indiano dell'VIII secolo, famoso, ci ha lasciato un trattato bellissimo, il Bodhisattva Charyavatara, sulla vita, lo stile di vita del Bodhisattva. E Shantideva dice che esistono praticanti di tre livelli, di tre ordini, di tre qualità. Esiste il praticante di qualità superiore, il praticante di qualità, il discepolo, praticante di qualità media, e il praticante di qualità inferiore. Attenzione, siamo abituati col nostro pensiero ordinario, giudicante, che fa paragoni, confronti e competizioni, a pensare subito a un giudizio di merito. Non è così. Il praticante di ordine superiore è colui o colei
che ha già incontrato il Dharma nelle vite precedenti, ha stabilito connessioni con maestri, con gli insegnamenti, ha studiato, ha praticato e quindi può avvenire che in questa vita l'incontro con un maestro porti a maturazione immediatamente nel presente tutto ciò che è depositato nel suo continuum mentale, cioè che questi semi karmici arrivino a maturazione in quel momento e quindi si slatentizzi tutta questa potenzialità e ci si è risveglio. Il praticante di qualità media, di livello medio, è chi ha già incontrato il Dharma nelle vite precedenti, si è impegnato, però non è ancora pronto per questo risveglio. Il praticante di livello inferiore è una new entry, diciamo, è chi incontra il Dharma per la prima volta in questa vita e quindi non è affatto escluso che con un impegno, una motivazione seria, con la connessione con i maestri, possa nel giro di qualche esistenza raggiungere questo obiettivo del risveglio. Quindi questo è importante dirlo, perché se no solo l'affermazione che conduce in una sola esistenza al risveglio può suonare un po' strana. Ora parliamo della mente, la natura della mente. Bisogna dire qualche cosa. Che si intende per natura della mente? Nella lingua tibetana c'è una distinzione, due termini per definire la mente. C'è sem, che è la mente ordinaria, quella legata alla coscienza sensoriale, percettiva, che è relativa alla visione convenzionale della realtà, e questa è la nostra. Ci vediamo, ci parliamo, ragioniamo, questa è la mente così come percepita dalla nostra coscienza sensoriale e da tutte le concettualizzazioni che ne derivano. E poi c'è Rigpa. Allora, la mente ordinaria, Sem, è per sua natura una mente dualistica, una mente confusa, agitata, anche una mente che va presso a reattività emotive, a movimenti pulsionali, irrazionali e che ha una visione, come si dice, illusa della realtà, cioè un'illusione improntata di ignoranza, nel senso buddista del termine, cioè una non corretta percezione della realtà, la quale poi viene elaborata di nuovo in modo erroneo, no? Dal pensiero, non corretta comprensione della realtà e dei fenomeni. Facciamo così, non un esempio, ma un riferimento. Noi ci ostiniamo a voler vedere, a voler cercare la permanenza in ciò che è impermanente, transitorio. L'impermanenza è un principio di realtà, no? Pema Chodron, un'insegnante famosa, dice che quando siamo in armonia con l'impermanenza, siamo in armonia con la realtà tutta, col vivere, però noi ci ostiniamo a voler, annaspiamo per avere una pseudosicurezza, un'illusione della permanenza, così come voler vedere i fenomeni come dotati di una loro essenza, natura intrinseca, quando i fenomeni, tutto esiste, ma in un modo diverso da come percepiamo noi, tutto esiste nell'interdipendenza e nelle interconnessioni. Quindi questo è la mente ordinaria, è Sem. Poi c'è Rigpa. Rigpa è la natura originaria della mente, la base primordiale, è la consapevolezza originariamente pura che è in grado di conoscere la realtà, è detta la saggezza primordiale, è in grado di conoscere la realtà senza distorsioni percettive e quindi cognitive e quindi sofferenza poi, perché è originaria e quindi è un a priori rispetto all'organizzazione del pensiero concettuale dello spazio e del tempo. Non so se riesco a rendere l'idea, grosso modo. Quindi questa vera natura della mente, di cui possiamo avere una percezione a volte, a tratti, per esempio nell'intervallo tra un pensiero e l'altro possiamo avere questo insight, questa percezione di una natura vuota e luminosa della mente, è quello, e si dice che sia difficile da cogliere perché è troppo vicino a noi.
troppo vicina a noi che siamo orientati su quell'altro versante, siamo identificati col pensiero concettuale, con le percezioni erronee della realtà, eccetera. Quindi questa mente originariamente pura è quello che il maestro, attraverso dei mezzi adeguati, cerca di svelare al discepolo, gli permette di farne esperienza. Ora, però abbiamo parlato di mente ordinaria, Sem e Rigpa, è un dualismo a scopi descrittivi, diciamo, no? Stiamo attenti a non cadere in un altro dualismo fittizio, lavoriamo nella meditazione in un percorso spirituale per liberarci dai dualismi e poi, no, ci troviamo a dire come due menti. No, la mente è una, la mente ordinaria è il modo in cui questa mente, questa consapevolezza pura si manifesta a noi, così alla nostra coscienza, al nostro vivere, no? È il modo in cui noi sperimentiamo, in cui questa mente ci appare. Ora vediamo un attimo se dimentico qualcosa. Allora, questa mente originaria, questa mente pura, consapevolezza pura, che ha tante definizioni in questi testi buddhisti della tradizione vajrayana, molto bella. Che cos'è? È la buddhità dentro di noi, è la nostra natura di Buddha dentro di noi, dentro ognuno di noi. È lo stato naturale della mente, il Dharmakaya, diciamo, la mente illuminata già presente dentro di noi, ma che noi non riconosciamo perché appunto siamo orientati, identificati con quell'altro versante. Questa mente, da questa mente originaria, però sorge da questo stato di unicità, sorge nel nostro sviluppo il senso dell'io sono, che stabilisce un rapporto, una condizione di dualità, no? Con tutta l'esistenza, con noi stessi, con i fenomeni, e quindi ci impedisce di accedere a questa consapevolezza originaria. Diciamo che da una prospettiva ultima, scusami, il microfono se te lo... Scusami tu, sì. Dal punto di vista della prospettiva ultima, non c'è niente da trasformare e non è che dobbiamo diventare qualcos'altro. Diciamo che ad un livello convenzionale dobbiamo esplorare gli aspetti della nostra coscienza per investigare gli ostacoli spirituali sul nostro sentiero, quelli che ci impediscono di accedere, di percepire questa natura ultima. Naturalmente il risveglio è non solo avere sentore ogni tanto di questa consapevolezza, no? Di questa natura originariamente pura, è di avere una esperienza stabile, di stabilizzare questa percezione, questa consapevolezza, questa connessione, quindi sostenere e stabilizzare, perché avere un insight e poi perderlo e poi ricadere nel turbinio della mente concettuale, della proliferazione mentale, delle emozioni disturbanti, non è aver realizzato Rigpa, chiaramente. Ora, quindi è importante capire che questa natura del risveglio, dell'illuminazione è in noi da sempre, solo appunto che noi non lo sappiamo. Si dice che la differenza tra il Buddha e noi è che il Buddha lo sa di essere risvegliato e noi no, non lo sappiamo. Allora, vorrei allargare appena il campo con questa riflessione. Diciamo che anche in queste indicazioni spirituali, quindi degli insegnamenti del Vajrayana, l'insegnamento, l'indicazione per la nostra evoluzione spirituale, anche qui è quella del divieni ciò che sei, tra virgolette. Perché dico anche qui? Divieni ciò che sei è una citazione che ricorre in Nietzsche, che lui riprende da un'ode di Pindaro, e Jung cita spessissimo questo divieni ciò che sei, perché il focus di tutta la ricerca dell'intuizione junghiana è quella del sé, dell'archetipo del sé.
archetipo che esiste nell'inconscio collettivo e che esiste anche, che si attiva anche può attivarsi nella psiche individuale. Per Jung tutto il nostro percorso evolutivo tende per sua natura, tranne incidenti di percorso, ostacoli, appunto la nevrosi o altro, tende al raggiungimento del sé, che è l'archetipo della totalità. Il sé è una istanza sovraordinata all'io, che vediamo se è una condizione psichica presente all'origine della nostra vita, dalla cui totalità ugualmente la coscienza inevitabilmente si distacca per il suo sviluppo, no? Quindi anche qui esce fuori questa funzione dell'io, che è una funzione psichica in cui ci si deve relazionare con la realtà, con gli scopi della nostra esistenza in una certa fase di vita, la realizzazione di sé, dei propri talenti personali, l'affermazione nel mondo, nelle varie sfere, eccetera. Però per Jung è al sé che dobbiamo ritornare in una fase matura dell'esistenza. Ora, Jung... possiamo senz'altro affermare che Jung fosse a conoscenza di queste peculiarità del Vajrayana e di questi insegnamenti, perché non solo Jung scrisse l'introduzione al libro tibetano dei morti di Padmasambhava quando la prima volta fu presentato in Occidente, ma Jung ha scritto anche una bella introduzione su invito dell'autore al libro tibetano della grande liberazione di Walter Evans Wentz, che è un antropologo americano che fu un pioniere dello studio del buddismo tibetano. Questo testo fu pubblicato nel 1954 e Jung fu invitato a scrivere questa introduzione. Questo testo è tutto sulla grande perfezione, sullo Dzogchen, come sottotitolo è, vediamo se me lo ricordi, il metodo per realizzare il Nirvana attraverso la conoscenza della mente, e quindi si parla dei metodi per raggiungere la trascendenza. Questa introduzione di Jung, per chi fosse interessato, si trova nella raccolta del volume Psicologia e Religione, assieme ad altre introduzioni o prefazioni che lui ha fatto anche per altri testi orientali. Allora, anche Jung, al di là delle annotazioni sulla differenza tra pensiero orientale e occidentale, parla del Dharmakaya come fondamento archetipico della consapevolezza pura. E va bene, ed esprime tutta una serie di cose. Voglio dire che a me non se da junghiana, diciamo, è da tanto tempo che rifletto su questa cosa e non sembra affatto azzardato ipotizzare questa forte analogia, accostamento tra la concezione buddista di una mente originariamente pura, una mente potenzialmente illuminata, capace cioè di riflettere la realtà e i fenomeni quali essi sono senza di distorsioni, e la concezione junghiana di un sé quale totalità presente all'origine della nostra dimensione psichica, della nostra vita, dalla quale poi ci allontaniamo e come percorso evolutivo dobbiamo riconnetterci. Nel senso che appunto una evoluzione normale da un punto di vista psichico e quindi anche spirituale ci porterebbe a tornare nel sé, a riattuare questa centroversione, questo riportare la libido come energia psichica, come investimento, come senso al sé. E va bene, quindi questo lasciamo stare Jung. Appena qualche altra osservazione breve. Gli insegnamenti, l'importanza degli insegnamenti autentici, di un maestro autentico e di una tradizione spirituale autentica. Nel buddismo tibetano si dice che il primo approccio, il modo di iniziare un percorso spirituale, sia articolato in tre momenti ineludibili: ascoltare gli insegnamenti, riflettere su di essi. E quindi riflettere vuol dire ovviamente
aver attuato un ascolto recettivo, profondo, riflettere, contemplare quindi dentro di noi quello che abbiamo assorbito e meditare e metterlo in pratica. Mi piace evocare un'immagine, un termine che spesso il mio maestro Alan Wallace cita, soprattutto quando si inizia un ritiro che consentirà con tempi lunghi, tranquilli, di approcciare varie fasi anche dell'esperienza meditativa, quando si parla di shamatha, che è la base della meditazione, la meditazione sul respiro, la pacificazione della mente, che in tibetano è detta shinè, cioè il calmo dimorare, ecco, riuscire ad attuare una condizione in cui dimoriamo, riposiamo nella mente. Wallace parla di una spedizione, siamo pronti per una spedizione e shamatha è l'equipaggiamento essenziale per questa spedizione. Mi piace giocare con questa immagine e amplificarla un po'. Spedizione è ex pede etimologicamente, vuol dire rimuovere il piede dal solco. Qual è il solco che ci blocca? Se siamo bloccati vuol dire che non siamo liberi. Dov'è la nostra non libertà? Possiamo dire che il solco è quello che si manifesta in tanti altri solchi, in tanti altri blocchi, appunto, le nostre attitudini mentali erronee che generano emozioni afflittive, disturbanti, insomma, tutta una serie di cose. Ma forse il solco non sarà forse la prima nobile verità del Buddha, cioè che nella nostra vita c'è dukkha, c'è l'insoddisfazione costante, la sofferenza, questo tipo di infelicità. E che rimuovere il piede dal solco forse è già una dichiarazione di fiducia, di investimento, di energie, di impegno, di aspirazione profonda, che è quella della terza nobile verità, quando il Buddha ci dà questa buona notizia. Sì, c'è la sofferenza, poi ci dice che è possibile la cessazione della sofferenza, no? Quindi questo, la spedizione, rimuovere il piede dal solco. Un'ultimissima cosa, poi lasciamo la parola a Vincenzo. Nella sua prefazione al libro, Vincenzo dice una delle ultime frasi che proprio nell'attuazione di questo progetto, mentre lavorava su questo, ha sperimentato un beneficio, un potenziamento nella sua pratica. E quindi ha avuto questo riflesso personale. Bene, mi piace dire che credo che questa sia un'esperienza condivisa quando si lavora alla traduzione di un testo che appartiene a una tradizione spirituale, qualunque tradizione spirituale. Qui stiamo nel Dharma, ma io credo che questa riflessione che io ho, che offro, vada bene ovviamente per qualunque tradizione spirituale. Perché? Perché se scegliamo un testo su cui lavorare, e si tratta spesso di lavori molto lunghi e che non si risolvono in poco tempo, scegliamo un testo di una tradizione con cui abbiamo una connessione profonda e quindi in quel testo circolano tante cose di noi e c'è molta passione, c'è molta energia, c'è un approfondimento, una connessione che diventa più intima con quello che il testo esprime e ci rappresenta. Questo per un verso è una motivazione individuale che però si traduce anche in una motivazione genuina del fare questo, del tradurre un testo, con la fiducia che possa essere di beneficio agli altri, no? Con la fiducia che possa essere fruibile anche da altri. E, ecco, vorrei dire che quando si lavora su queste cose, se ne esce in qualche modo con un'esperienza anche trasformativa, se ne esce in modo diverso. Cioè, un proverbio tibetano che dice: se metti una lanterna sulla via per illuminare il percorso di qualcuno, quella illuminerà la strada anche per te. E mi fermo qui, lasciamo parlare Vincenzo. Grazie.
Ci sei, Vincenzo? Sì, ci sono. Ecco. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti per avermi invitato, la Libreria Rotondi, al professor Marco Vannini che mi ha esortato a questo incontro, mi ha onorato della sua assistenza, e a tutti. Volevo aprire appunto questa piccola presentazione, volevo aprirla dedicandola a tutti i malati e tutti i trapassati della pandemia, perché abbiamo attraversato 2 anni di sofferenza. Chiunque ha attraversato questa sofferenza, anche chi è ancora vivo come noi, e mi complimento che siamo ancora qui, però anche noi siamo ancora vivi, abbiamo lo stesso sofferto. Abbiamo sofferto perché abbiamo sentito, abbiamo avuto timore per i nostri parenti, per i nostri figli, per le persone e per noi stessi. Quindi sono stati 2 anni veramente di dolore e di patimento per tutti. Quindi, siccome ci ispiriamo al libro di Gendung Rinpoche, e il libro di Gendung Rinpoche, dobbiamo anche ispirarci ai suoi insegnamenti, se li vogliamo un po', diciamo, praticare, un po' viverli. E innanzitutto, Gendung Rinpoche, come tutti gli altri maestri tibetani, ci insegna che il fine ultimo del percorso spirituale è raggiungere e realizzare la consapevolezza, la realizzazione proprio della compassione, compassione con gli altri, soffrire con gli altri, portare la propria croce con gli altri. E questo l'abbiamo anche nella spiritualità, nella mistica cristiana. Abbiamo per esempio San Paolo che dice: se non avete la carità non avete nulla, potete volare, potete fare miracoli, potete fare tutto, però se non avete la carità, cioè la compassione, tradotto nei termini, diciamo, della spiritualità buddista, se non avete questa compassione non siete niente. Siete dei miserabili, siete degli animali. E naturalmente chi non ha la compassione per un altro essere, anche per una formica, è un animale. Ha un corpo che sembra umano, ma in effetti ha un'animalità in sé che ha sviluppato, che la porta in sé e la dimostra. Anche se poi in fondo c'è la natura di Buddha, ma è molto, molto, molto in fondo. Quindi, per venire a noi, per onorare questi pensieri del buddismo tibetano di Gendung Rinpoche, io proporrei di unirci tutti in una piccola preghiera, in una piccola recita di 2 minuti del mantra Om Mani Padme Hum, che significa praticamente la piena compassione per tutti gli esseri. Quindi quando noi recitiamo adesso questi 2 minuti il mantra, lo recitiamo collegandoci al pensiero di un nostro parente, di un nostro amico, di chi insomma sta soffrendo. Anche in generale, solamente pensando a un ospedale dove ci sono tutte quelle persone che soffrono. Mentre noi stiamo qui parlando e dialogando e filosofando, ci sono persone negli ospedali che soffrono. Quindi rivolgiamo un pensiero minimo a loro. Quindi io adesso do un suono alla campanella, qui reciterò il mantra un po' alto e voi lo recitate però senza aprire il microfono. Siete d'accordo? Certo, Vincenzo, certo, siamo d'accordo.
In questo libro leggeremo anche un capitolo in cui è dedicato questo capitolo alla compassione. E in questo capitolo alla compassione c'è addirittura l'osservazione delle formiche, cioè come una persona si può identificare per esempio una formica e come la formica può tenere noi, gli esseri umani sono troppo grandi, mi fanno paura e queste formiche si vanno a nascondere perché temono i passi dell'uomo. C'è anche questo persino, che la compassione bisogna rivolgerla a tutti gli esseri, alle piante. Venendo a noi, scrive Lama Sonam Luntru, è Tilman Borkhardt, è il vero curatore di questo libro, che io sono il traduttore italiano, il curatore dell'edizione, l'edizione italiana, però il vero curatore è Tilman, Lama Tilman. Lui scrive queste parole, ed è molto, sono molto importanti per comprendere la nostra serata. Trarremo grande profitto da queste pagine se dopo la loro attenta lettura le terremo presenti, lasciando agire il loro contenuto, mettendolo in relazione con i nostri pensieri e le esperienze della pratica spirituale. Il vero significato delle spiegazioni si rivelerà solo attraverso la meditazione personale. Cioè, queste spiegazioni che noi diamo, le bellissime spiegazioni che ha dato per esempio Patrizio, le mie povere spiegazioni, le povere spiegazioni di un altro, non valgono a niente, valgono un po' così per conoscere che c'è nel libro, però non valgono a niente se non si pratica. Se non si pratica con la meditazione, queste cose non contano a niente, perché la meditazione serve per incarnare queste cose, la compassione, la consapevolezza, incarnarle, non solo pensarle. Quando rimaniamo a livello del pensiero, è una cosa astratta, però può sempre servire per un segno, può servire per un segno, cioè forse nell'altra vita o forse facciamo. Comunque, venendo sempre al libro, al lavoro, questo è il cosiddetto Zen tibetano, è Mahamudra. Mahamudra è il punto di arrivo di tutto un percorso meditativo e spirituale.
molto lungo di anni che si pratica la meditazione, riflessione sul karma, molto importanti, sull'impermanenza di tutte le cose, sull'inesistenza, sull'insostanzialità di un sé, sull'insostanzialità di tutte le cose. Meditazione, supportate poi questa meditazione da shamatha e vi passa. Sarebbe meditazione concentrativa e meditazione contemplativa. Tutto questo porta alla mantra. La mantra, appunto, ha spiegato già bene Patrizia cos'è, però il fine finale della mantra, la parte finale, nella parte finale si raggiungono le tre caratteristiche fondamentali della mente, che sono il vuoto, la chiarezza e la consapevolezza. Quando una persona, un praticante, riesce a raggiungere questi tre aspetti della mente, però non a raggiungerli nel senso pensato, riesce a viverli, cioè quando riesce a vivere nel vuoto, nella chiarezza e nella consapevolezza, che la verità ultima, cioè raggiunge la verità ultima, che è la coscienza che si fonde nel vuoto. Quando la coscienza si fonde nel vuoto, non esiste più nulla. Esiste, ma allo stesso momento non esiste. Cioè tutte le nostre emozioni, tutto quello che noi proviamo come persone ordinarie, no? Emozioni, passioni, paure, tutta la nostra attività sensoria, non esiste più. Perché è questo, appunto, questo vuoto che si fonde, la coscienza che si fonde nel vuoto. Quindi la coscienza è come diventa uno specchio in cui non c'è nulla, non c'è nulla, non c'è passione, non c'è forma, non c'è percezione, non c'è vista, non c'è udito, non esiste nulla, è uno specchio. E quando si raggiunge ciò, si è realizzato tutto. Questo è il fine ultimo dello Zen e dello Zen tibetano, che poi sono tutte la stessa cosa. Lo Zen giapponese, lo Chan cinese e lo Zen tibetano, ossia la mantra, o lo Dzogchen, per esempio, sono sempre è sempre identico, sono identici. Sono solamente i percorsi che cambiano per arrivare a ciò. Tutte queste pratiche per giungere alla mantra sono spiegate tutte dettagliatamente in questo libro. E questo libro che mi ha attirato molto e l'ho portato con me sempre nei ritiri di meditazione, e non ho usato neanche il maestro di meditazione, perché praticamente mi hanno riempito, sono riuscito un po' a comprendere, un po', siccome io sono un praticante di basso livello, quello più basso, quello che dice lei, Patrizia, no? Allora aspiro ad andare a un livello superiore, almeno in questa vita. Morire poi in questa vita come livello intermedio e poi forse nelle altre vite, non so fare. Comunque, per il momento, io mi accontento di questa mia meditazione fatta su questo libro. È naturalmente anche un libro molto importante dello Zen,
Questo qua è il sutra di Huineng, che poi alla fine vi parlerò, che ha minimo, che ha molte cose in comune con gli insegnamenti di Gedung Rinpoche. Che poi gli insegnamenti di Gedung Rinpoche sono gli insegnamenti di tutti i maestri Mahmud. Solo ogni maestro ha un modo di dare questo insegnamento. Adesso vediamo cosa dice Gendung Rinpoche sulla Mahamudra alla fine. Dice, a pagina 135 del libro, dimorare nella vuota apertura della mente dissolve la speranza, il timore e tutti gli altri disturbi che possono sorgere a causa, a causa dell'ignoranza. Cioè qua come non è ignoranza nel senso di conoscere la geografia, la storia o altre cose, ma l'ignoranza della natura, della mente, l'ignoranza di vivere sempre esternamente, di vivere sempre esternamente. Questa è un'altra forma di ignoranza fortissima che l'uomo purtroppo l'uomo esercita. E per questo che ci troviamo anche a questo punto, no? Perché anche questa pandemia, se si riflette bene, si va a riflettere nelle profondità delle profondità. Questa pandemia, le pandemie sono anche causa di violenza. Tutto è causa di violenza. Per questo, quando riusciremo ad abbandonare l'ignoranza, entreremo nella pace vera, cioè entreremo nel nirvana. Però abbandonare l'ignoranza dovremmo lasciare il danno. E questo non è cosa più. Quindi, dopo aver adempiuto alle pratiche preliminari ed etiche, rilassarsi nello spazio vuoto, infinito e vuoto della mente, è una delle meditazioni più potenti che portano all'esperienza diretta della mente di Buddha. Quindi quando poi si stabilizza questo spazio vuoto, questa visione dello spazio vuoto, diventa quasi uno sforzo quello di parlare, di fare, di dire, no? Allora quando si stabilizza quando si stabilizza alla fine, non c'è più necessità di nulla. Non ci dobbiamo preoccupare proprio più di nulla. Perché il praticante scompare, cioè non esiste più. Esiste che sto, no? Una persona è qui, però nello stesso momento non esiste perché la coscienza si è fusa nello spazio. Questa mente qua è quella che poi andrà, questa mente di Mahamudra, entrerà finalmente entrerà nello stato di bardo. Il bardo dopo la morte, non del bardo prima o durante la morte, ma del bardo dopo la morte. Questa mente andrà nel bardo dopo la morte, andrà a Sukhavati, andrà a Devachan, nella terra pura dei buddhisti, o nel paradiso come lo chiamano i cristiani, o qualsiasi cosa sia, la terra che non c'è più ignoranza, non c'è più passione. Cioè, la passione c'è, ma allo stesso momento non c'è. C'è il tutto e c'è niente. Perché tutto è vuoto, è come uno specchio. La meditazione Mahamudra era già praticata dai rishi, i rishi indiani. Non è stata un'invenzione di Tilopa. Tilopa, intorno all'anno 1000, l'ha trasmessa al suo discepolo Naropa. E poi il suo discepolo l'ha trasmessa a un altro discepolo e così via, la trasmissione orale. La trasmissione orale fino ai tempi di Gendung Rinpoche. Quindi in queste pratiche essenziali c'è
appunto abbiamo detto meditazione sul karma, meditazione approfondita sulla preziosa vita umana, meditazioni sull'impermanenza, meditazioni sulla shamatha, meditazioni di shamatha, meditazioni di vipassana e tante altre ancora. E poi ci sono le pratiche mantriche. Mantriche, soprattutto il mantra della compassione, questo qui Om Mani Padme Hum. Poi c'è della pulizia dei centri spirituali, almeno questi tre. Ed è Om Ha Hum. No? Om. Qui. Ha, il centro della gola, la parola, la purificazione, si purifica la parola. Qui si purifica la mente, qui si purifica la parola, un si purifica il cuore, la bontà, si apre il cuore al mondo. E poi questo un scende fino ai centri inferiori. Poi ci sono i cinque canti spirituali, Vajira. Questi canti spirituali sono canti di intuizione del maestro Gendung Rinpoche. Maestro Gendung Rinpoche, dopo le sue meditazioni, perché ha meditato per tutta la vita, dopo le sue meditazioni aveva delle ispirazioni. E queste ispirazioni si chiamano, nello Chan cinese si chiamano Gata. Sono canti vajji nella meditazione tibetana. Un'altra pratica mantrica che viene anche citata nel libro è appunto quella importantissima delle 100 sillabe. Si chiama il mantra Vairasattva. Tu lo conosci, Patrizia? Certo. Le 100 sillabe, il mantra delle 100 ho detto. E allora, questo è tutto. Poi, allora, lui dice questo libro è pratico per i buddhisti e i non buddhisti. È pratico per chiunque volesse raggiungere la luce. La luce si intende la natura di Buddha. O la natura di Cristo anche. È la stessa cosa. Chiunque può raggiungere questa luce. Questa luce non è una prerogativa dei buddhisti, è una prerogativa di tutti gli esseri umani. Questo percorso così duro e difficile, perché è duro, è difficile se si vuole percorrere, si fa con lo scopo di una buona morte. Una buona morte in pace e in consapevolezza. Però, durante la vita si possono raggiungere delle fasi in cui si è soddisfatti, si è una vita retta. Però lui dice, Gendung Rinpoche, come tutti i maestri spirituali, dice che in realtà praticare il Dharma significa rinunciare a questa vita. Non è come diceva giustamente Patrizia, non è una cosa semplice. No, bisogna proprio rinunciare alla vita. Addirittura i sannyasini di Osho erano persone che ambivano al suicidio. Quelli invece di procedere con il suicidio si sono suicidati nel senso mettersi di fronte a un muro tutti i giorni e fare questo pratico. Lui dice, maestro spirituale, in realtà praticare il Dharma significa rinunciare a questa vita. Nessuno può farlo se contemporaneamente continua a inseguire il benessere mondano, come fama e successo. Voglio diventare questo, voglio diventare quell'altro, voglio raggiungere questo, mi devo comprare una casa. Queste persone qua possono farlo, ma non devono neanche accostarsi, è inutile che si accostano al libro. Queste cose devono leggere almeno le persone che vogliono istruirsi su questo. E questo è già un passo. Il punto centrale è questo,
Le pratiche di Vajrayana, scuola karma tali, sono meditazioni anche sulla sofferenza, sulla mente, sulla morte, come abbiamo detto. È importantissimo meditare sull'insostanzialità di tutte le cose. Infatti c'è anche un sutra, il sutra della preparazione della morte, mi sembra, non mi ricordo bene. Comunque questo sarà il titolo più o meno, che dice appunto che cosa bisogna fare, maestro, di un discepolo a Buddha durante la morte, durante il momento in cui dobbiamo morire. Dice, semplice, devi meditare sull'insostanzialità di tutte le cose. Allora, la base dell'insegnamento di Gendun Rinpoche è la ricerca della motivazione spirituale. Se non c'è la motivazione spirituale, non si può praticare. Perché che uno chiude un po' gli occhi così 10 minuti, respiro sul respiro, quello va bene per rilassarsi. Però se si vuole procedere proprio con l'intenzione di raggiungere la liberazione, il samsara, l'illuminazione, ma c'è bisogno di un punto di vista molto, 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 molto solido. Perché mettersi di fronte a un muro a praticare per ore, seguire un percorso etico, generosità etica, pazienza, sforzo gioioso, sciamata, ripasso, perché fare tutto questo? Seguire per una sobria alimentazione. Perché? Allora ce lo dice lui stesso, Gendun Rinpoche, a pagina 27 del libro. Avevo una grande paura della morte, soprattutto di cosa ci succede se in quel momento il nostro karma non è completamente purificato. Cioè, se noi non siamo purificati da tutti quei veleni, no? I veleni mentali, cioè come la gelosia, l'invidia, l'arroganza, l'egoismo, l'egocentrismo. Se non siamo purificati e moriamo prima, moriamo senz'altro con un karma negativo, quindi con una mente impura. Morendo con una mente impura, non sappiamo dove andiamo. E lui dice appunto, in quel momento il nostro karma non è completamente purificato. Ho sempre fatto tutto il possibile per evitare di cadere nei reami del dolore. La vita è molto breve, dal momento della nostra nascita fino alla vecchiaia, la condizione del nostro corpo peggiora a poco. Ogni giorno noi facciamo un passo verso la fine, verso la morte, verso la consumazione del corpo, no? Tengo un dolore qua, domani mi viene 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 il cuore, quello... E pian piano, finché finisce. Ecco. Allora lui dice, resta sempre poco tempo per fare ciò che è necessario per la nostra salvezza. Ossia la pratica del Dharma. Cioè bisogna praticare il Dharma, la via spirituale, in ogni momento. E in pensieri fondamentali, a pagina 39, così continua. Se vogliamo seguire una via spirituale, abbiamo bisogno di chiarire a noi stessi perché farlo, con quale motivazione vogliamo percorrerla, dove dovrebbe condurci, e con quali mezzi vogliamo arrivarci. La meta è il frutto della via buddista, è la liberazione completa. Da ogni sofferenza è la realizzazione dell'illuminazione definitiva, ossia la felicità non influenzata da nulla, cioè la vera felicità.
E qui bisogna soffermarsi un paio di minuti, perché la felicità, come la intendiamo noi, mondane, diciamo, no? La felicità è quando si riceve un pacco, o la mattina riceve un pacchetto, un regalo. Oh, che bella cosa! E uno si sente felice, però dopo 10 minuti questa felicità finisce, magari nel pacchetto esce qualcosa che non me ne faccio niente, ce l'ho già, oh guarda questo che regalo mi fa, e cambia. Oppure la felicità di rivedere una persona, un amico da tanti anni, oh, 2 minuti, poi questo amico inizia a parlare, dice ma che me ne fa, questo è diventato un cretino. E quindi sono felicità, tutte felicità illusorie, no? O guarisco da una malattia, mi sento felicissimo. E io questo lo so, ho avuto 2 interventi al cuore. 2 ne ho avuto. E forse non so se ne avrò il terzo. Però questa volta sono preparato, questa volta non sarò felice quando dopo la malattia. Perché dopo la malattia sei felice. E poi dopo 2 mesi massimo, 3 mesi, viene un'altra malattia. E poi ne viene un'altra. Non ne sono felicità. Lui intende nella spiritualità in generale, la felicità è quella, è la beatitudine. La beatitudine, quella che viene dal cuore, quella che si vive sottilmente, fine, leggera, è sempre presente. È la porta per la buddhità. Anche che non siamo ancora arrivati a quello, che chi sente questa beatitudine non è ancora arrivato a quello, però quella porta è chiusa ancora, però sono la persona, il praticante è vicino ad aprirla quando inizia a sentire questa beatitudine. È uno stato di beatitudine che qualsiasi cosa succede, o mi vengono a tagliare la testa, o vado a finire in ospedale, o succede una cosa triste, questa beatitudine è sempre lì, è una luce. Quella è la felicità che si intende nelle vie spirituali. E questo è il vero senso della nostra pratica quotidiana. Che poi il vero senso della nostra vita quotidiana è la preparazione alla morte. È di fondamentale importanza, lui dice, percorrere il sentiero spirituale con la giusta motivazione. Non dovremmo praticare desiderando un vantaggio personale per ottenere condizioni migliori nella prossima vita. Ad esempio, io voglio reincarnarmi come re, o voglio ingannarmi come non lo so, come una persona benestante, oppure nel reame delle divinità con i suoi godimenti illusori, è da miope, dice Gendung Rinpo, da miope, perché quelle piacevoli condizioni verranno un giorno a mancare. Con l'avvento della morte lasceremo tutto, lui dice, amici, beni, tutto. Niente di tutto questo potrà accompagnarci nel lungo viaggio. Tutte le nostre gioie mondane non avranno mai un fine duraturo. Infatti le nostre gioie mondane durano molto poco, no? Non hanno una base, sono insostanziali. La via di Buddha ha la sola meta di raggiungere l'immutabile felicità del perfetto risveglio e di aiutare tutti gli esseri a realizzare la stessa felicità. Se siamo consapevoli che tutto cambia costantemente, in permanenza di tutte le cose, come mi sento la mattina, mi sento al giorno, mi sento la sera, come mi sento la sera, mi sento la notte, e tutte queste cose. Se siamo consapevoli che tutto cambia costantemente e non ha realtà essenziale, il nostro attaccamento si dissolve come neve al sole. Così anche la proveniente sofferenza si acquieta. Cioè non c'è più sofferenza. Quando però raggiungiamo la coscienza dell'impermanenza. Lui conclude proprio il libro, Gendung Rinpoche conclude il libro
con un capitolo che si chiama Prepararsi alla morte. Si intitola il capitolo Prepararsi alla morte. E vi cito alcuni brani. E a pagina 199 lui dice: la pratica del Dharma trova il suo vero senso nella preparazione alla morte, perché solo allora si mostrerà la sola utilità. Non dice l'utilità, ma dice la sola utilità. A pagina 202 dice: se siamo ben preparati con la pratica del Dharma, la morte è una straordinaria occasione per approfondire la saggezza. Di solito, durante la vita, non vogliamo pensare troppo alla morte. Il solo pensiero ci spaventa e ci deprime, perché non possiamo evitarla in un modo, in alcun modo. Eppure non è molto saggio sopprimere i pensieri sulla morte, come spesso accade. Quando parli della morte, ma tu che vuoi con la morte? Io devo vivere ancora, possiamo... questo e quell'altro. E poi magari stesso dopo un'ora, due ore, non si sa cosa può succedere. Se affrontiamo fin da adesso la sua realtà, la sua inevitabilità e la sua imprevedibilità, possiamo prepararci bene al suo evento, per poi lasciarla andare, dopo averla guardata con mente chiara. La morte può arrivare in ogni momento. Cioè, si deve pensare alla morte, si deve meditare sulla morte. Non si sa quando può venire, ma si sa che deve venire. Però non bisogna avere anche per questo atteggiamento mentale un attaccamento. Bisogna muoio, vivo. È la stessa cosa. Lasciare andare. Quando un nipote dice che bisogna lasciare andare tutto, bisogna prendere, bisogna meditare su quella cosa e poi bisogna lasciare. E lui prosegue per tutto il capitolo, l'ultimo capitolo, indicandoci la via da percorrere per al momento della morte. Cosa fare al momento della morte, le preghiere da fare, le recitazioni, come il mantra Om Ami Deva Srim, che sarebbe il mantra di Amitabha, no? Il mantra della terra pura, la terra pura. E poi sarebbe lungo dilungarci, sarebbe lungo andare avanti. La morte, lui dice, è un cambiamento di scena. Ogni piccolo residuo a questa vita che volge alla fine, al momento della morte, sarà un ostacolo alla liberazione. Cioè, bisognerebbe morire, lasciare il corpo, trapassare, senza attaccamento. Allora ci vuole il vero distacco, come insegna Maestro Eckhart, per esempio. Io a queste cose ci sono arrivato, questo voglio fare una piccola parentesi, ci sono arrivato grazie al professor Vannini, perché ho avuto tutti i suoi libri, quelli su Maestro Eckhart, tutti, però delle volte non li capivo neanche, non ero neanche in grado di capire. Però pian piano mi sono messo un po'. Quello che mi ha colpito di più è stato quello col titolo Prego Dio che mi liberi dallo stesso Dio. E questa è una frase di Maestro Eckhart. Però io l'avevo letta, ma non mi era approfondita. Però questo titolo, forse nel momento opportuno, mi colpì il cuore. Prego Dio che mi liberi dallo stesso Dio. Allora io dissi, mi devo liberare da questo Dio. E cominciai a riflettere. E poi pian piano ho fatto questo percorso. Io la ringrazio, professore. Le sono molto grato. Grazie a lei, Noia. Grazie a lei. Non si sente bene, ma... Detto grazie a te, ha detto Vincenzo. Marco Vannini ha detto grazie a te. Allora, pagina 121, abbiamo...
la meditazione un po', un paio di tesi. Quanto tempo abbiamo ancora? Quanto tempo Barbara, ancora? Quanto tempo, Francesco? Mi sa poco. Giusto qualche minuto, insomma. Ancora qualche minuto? Se vogliamo. Siamo ai limiti, insomma. Sì, così lasciamo spazio a qualche domanda, Vincenzo. Allora saltiamo tutto. Andiamo nell'ultimo parte in cui volevo concludere con un consiglio per meditatori. E appunto a pagina 103 c'è un canto Vajira, un canto del maestro ispirato, che dice: lascia la tua mente in una condizione sciolta e senza costrizione, cioè senza costruire. Contempla in questa condizione il movimento dei pensieri, guardare pensiero per pensiero, pensiero per pensiero. E resta rilassato. Così realizzerai la stabilità, libero dall'attaccamento alla quiete e senza timore del movimento, sii consapevole che non esiste alcuna differenza tra la quiete e il movimento. Cioè, la mente è pura, è aperta, è uno specchio e c'è questo movimento. Movimento dei pensieri, dei fenomeni, tutto quello che viene. È praticamente solo un movimento. La mente sorge dalla mente. Resta in questo stato, così com'è, rilassato, senza afferrare e senza attaccarsi. Qui nella realtà, così com'è, l'essenza della tua stessa mente, la saggezza, emergerà come radiosa apertura. Allora rimarrà in silenzio per lo stupore e si stabilirà una pace naturale. Non mantenere però questa pace stretta, perché altrimenti è un altro attaccamento, come se fosse qualcosa, bensì resta naturale, rilassato e libero. Cioè non avere paura dei pensieri, di quello che viene, dei fenomeni, lasciarli passare come delle nuvole. Senza attaccarti alle immagini mentali o respingerle, attaccarsi o respingerle, no? Resta semplicemente così. Un breve brano del Sutra di Huineng, la scrittura fondamentale del buddismo Zen, cioè il buddismo Chan, quello lì cinese, sembra quasi sintetizzare tutto quello che abbiamo detto finora. Un piccolo sutra, figuratevi, due righe e mezzo, raccoglie tutto quello che ci siamo detti. Esercitatevi allo scopo di vedere di fronte a voi l'essenza della mente e non rilassatevi, perché la morte può giungere improvvisa e mettere bruscamente fine alla vostra esistenza terrena. Grazie. Grazie Vincenzo, grazie a te. Grazie Vincenzo per questa esposizione. Vincenzo, posso farti una domanda? Io volevo, andando al di là di questi temi, sul libro intorno a pagina 60-62 si parla proprio delle qualità del maestro, il rapporto maestro-discepolo, visto che nella mia introduzione ho fatto cenno all'importanza dell'autenticità del maestro, mi ricollego ora con questa domanda. Chiedo la tua opinione, tu hai tradotto, non è un pensiero tuo.
originario. Allora, si parla della relazione maestro-discepolo e dei Samaya, che è il legame di impegno reciproco che unisce due soggetti, maestro e discepolo, e si contemplano le due possibilità: che il rapporto si rompa, i Samaya si spezzino, o per una scelta, opzione, azione del discepolo che si distacca e che interrompe il rapporto, oppure anche del maestro. E c'è scritto qualcosa, adesso cito un po' a memoria, se sbaglio va bene, il concetto però è questo, che può essere il maestro anche a rifiutare l'allievo, no? A disinvestire l'allievo della propria attenzione, compassione, della propria cura amorevole, no? Il maestro ha a cuore l'evoluzione spirituale e la formazione del discepolo. Allora, questo mi fa pensare, siccome le righe prima, la pagina prima, si parla delle qualità, ovviamente, di un maestro autentico e non di così qualcuno che si proclama maestro senza averne le caratteristiche. Maestro, allora, se per maestro autentico... Sì, è maestro, come hai detto, perfetto. Un maestro realizzato, un maestro perfetto. Allora, il maestro realizzato o perfetto ha raggiunto il bodhicitta assoluto, quindi esatto, la comprensione della vacuità, quindi oltre la compassione. Che succede? Che vuol dire? Se un maestro rifiuta l'allievo, quale può essere mai il motivo per cui un maestro rifiuti un allievo? Cioè, qualunque cosa accada, se il maestro ha la visione della vacuità, della compassione, boh, se un maestro rifiuta l'allievo, mi viene da dire, questo, vabbè, è una reazione spiegabile in termini umani, ma non di maestro. Poi nella letteratura tibetana, appunto, abbiamo avuto esempi, voglio dire, Milarepa con Marpa con Milarepa. Va bene, prego. Ti dico subito che bisogna andare anche nella pratica, nella sostanza, no? Che ci sarà forse qualcun altro che vuole fare una domanda, qualcosa, non so. Comunque io ho capito che cosa vuoi dire, l'ho capito fin dall'inizio, guarda. Perché questo l'avevo già, perché io questo libro non è che l'ho tradotto solo per tradurre, l'ho tradotto per immagino per, bene, immagino, era quello che dicevo. Per interiorizzarlo, no? Quindi mi ho fatto sempre la domanda, perché quella... Cioè, questa è anche una cosa di esperienza mia personale. E scusa che te lo dico, tu sei... psicologa, conosci la parola empatia? E allora, c'è un'empatia sempre? Se due persone si incontrano in un bar, in un caffè, così, anche in un... Cioè, in quel momento si guardano in volto e ci può essere un'empatia, anche senza conoscere. Quando, per esempio, invece due persone si incontrano e non c'è empatia, allora addirittura c'è antipatia. Perché? Perché forse il naso di quella persona ti ricorda qualcuno che ti ha preso a schiaffi quando eri piccolo, quando eri bambino. Allora, quando tu eri bambino, qualcuno ti ha preso a schiaffi con quel naso così, incontri una persona con un naso così. Va bene, ma qui stiamo parlando non di un campo ordinario qualsiasi. No, ma io adesso al bar stiamo. Ma io adesso sto venendo. Il maestro è il discepolo. Devono avere un'empatia alta, cioè non solo per il fatto del naso, ma anche un'empatia spirituale. Se questa empatia non c'è. Quando il lama è una persona realizzata, allora lo capisce questo. Dopo che ti ha provato 2-3 volte, questa è una delle ragioni principali. Poi c'è la ragione che, per esempio, un discepolo non vuole praticare, è pigro, molto pigro. Però una ragione principale è quella dell'empatia. Per questo nei lignaggi buddhisti c'è il lama radice, si chiama. Lama radice e il lama centrale. E poi ci sono tanti altri lama, che tu vai lì per chiedere un consiglio, per un'idea, eccetera. Però il lama radice è quello principale, che tu ti ispiri anche,
cioè la persona, il praticante si ispira anche nella sua meditazione. Addirittura si può chiamare da lontano con il Lama Radice, perché c'è una forte empatia. Sì. Questo è il motivo secondo me. Poi altri motivi, ci sono anche altri motivi, però sono tutti emotivi, motivi secondo me. Allora, siccome siamo andati un po' oltre con i tempi, vorrei porre un'ultima domanda a Vincenzo e Noia. Hai fatto questo grande lavoro di traduzione e curatela di questo testo tibetano. Prima ci hai accennato che questo anche nella tua ricerca spirituale ha significato ha avuto dei riflessi, ha provocato delle azioni. Allora volevo chiederti, se non è una domanda indiscreta, su di te cosa è avvenuto con questo lavoro? Su di me è avvenuto quando lo portavo nei miei ritiri personali, individuali, di meditazione. E mi trovavo solo io con il libro e basta, non c'è il telefono, non c'è niente. Quindi quando mi trovavo con questo, io lo leggevo, poi meditavo, poi leggevo un'altra volta, poi ritornavo un altro soggetto, poi leggevo di nuovo. Mi ha portato che io ho avuto un fortissimo impulso ad andare avanti e ad approfondire la pratica e a essere deciso in questa pratica. Prima lo ero, però lo ero un po' timido. Poi ho gettato via questa timidezza per sempre. Perché lui si esprime con Lama Tilman, perché Lama Tilman è il vero curatore del libro, e Lama Tilman è il suo discepolo diretto. E ha raccolto tutte le sue i suoi insegnamenti. E quindi Lama Tilman, quando raccoglie questi insegnamenti e descrive le parole del Rinpoche, le descrive in un modo così chiaro, in un modo così aperto, che qualsiasi praticante, anche praticante che inizia i primi passi del cammino spirituale, viene ispirato, perché lui, quello che mi piace di Gendung Rinpoche, che mi ha assorbito di più, è come praticamente, diciamo, era il vostro Amedeo Rotondi. Amedeo Rotondi non parlava per mezzi termini o indorava la pillola, sai, io indoro la pillola così, alleluia, alleluia, come fanno. No, Amedeo diceva questo, pane a pane e vino a vino. Così è Gendung Rinpoche. Gendung Rinpoche dice la vita, la preparazione, la meditazione è una preparazione alla morte. Che poi durante questo tragitto si hanno dei benefici anche nella vita, che oggi dobbiamo vivere, non è che noi pensiamo solo alla morte, però dobbiamo anche vivere. Però quello che è più bello è questo, il più bello è questo. La vita è una preparazione, la vita è una preparazione alla morte. E io ho pensato già quando ero bambino, quando dicevo, ma io che vivo a fare? Perché sono un pezzo di carne, no? Un pezzo di carne che pensa. Come può un pezzo di carne pensare? Era ancora bambino, avevo 12 anni. E mi domandavo sempre perché si vive. E nessun maestro Mahamudra, nessun maestro finora, cioè non nessun maestro, perché io non è che ho letto tutti i maestri, ma diversi maestri Mahamudra, ma nessuno dice le parole così chiare. E come dice queste parole, così ci illumina sulla meditazione, ci illumina sulla contemplazione, ci illumina sulla vita, sulla vita che noi teniamo, cosa dobbiamo fare per le persone spirituali, le persone che si vogliono avvicinare alla spiritualità. Poi c'è anche chi dice, ma a me che me ne frega, voglio vivere nella mia vita, ma per l'amor di Dio, ognuno può vivere come lui. Questo è tutto.
Bene, Vincenzo, noi ti ringraziamo per questa esposizione così sentita, così approfondita. Cerco di essere così come io sono, non mi devo trascurare. Ecco, mostriamo di nuovo il libro, ne approfittiamo. Grazie, grazie. Sì. E rivolgiamo tutti un pensiero all'Ama Tillman, che ci ha fatto questo lavoro. Che io l'ho sempre portato con me in meditazione, il testo originale, vedete come è stato lavorato, letto, riletto. Genghi Rinpoche, quindi ringraziamo presenti e assenti. Grazie. Anche Patrizia Baldieri, che ha introdotto questa conferenza, e il professor Vannini, che alla fine... ha sempre un suo ruolo. Grazie a voi, grazie a Patrizia, grazie a Vincenzo. Bene. Anche a tutte le persone che ci hanno seguito sia su Zoom che su YouTube. Poi, come sapete, insomma, la conferenza è registrata, quindi per chi non è potuto intervenire avrà modo di recuperarla sul canale YouTube della libreria. Adesso la faccio vedere a mia moglie. Certo. Lei la voleva vedere in contemporanea, ho detto io no, io devo... bene. Alla prossima, grande grazie a Patrizia, a te. Si è preoccupata, ha avuto contatto con me, mi ha scritto, un grande grazie al professor Marco Vannini. Grazie a voi, Il promotore è il promotore di tutto. Certo. Buona serata a tutti. Buona serata. Alla prossima. Ciao. Arrivederci.